non siamo una famiglia ricca, però abbiamo unito le nostre forze e io avrei venduto anche la nostra casa e abbiamo portato Manuela per ben 3 volte in Austria. E devo dire che lei aveva ripreso cognitivamente, ripeto, ci abbracciava, parlava, si alzava sorretta facendo qualche passo. Non era più la Manuela di prima, ma per noi era un conforto, perché lei ci abbracciava sempre e non ha fatto mai pesare la sua condizione. Anzi, quando le chiedevo, Manuela, come stai? Bene, mamma. Non mai un momento di dire di sconforto da parte sua. Quindi ha sorretto la nostra vita, anche in quel periodo drammatico.